Ciao. È un invito ufficiale? Non mi è sembrata entusiasta. Wow. Anche tu non sei niente male. Siete una favola stasera. È un appuntamento. Ottima scelta. Ce ne ha messo a decidersi. Allora, perché hai mollato la tua vita sulla Terra? Siamo saliti sull'Avalon con una destinazione. 120 anni di ibernazione. Dovevamo svegliarci in un nuovo secolo, su un altro pianeta. Ma un anno fa, tutto è cambiato. C'è qualcuno? Rispondete! C'è qualcuno? Tu sai che sta succedendo. Nessun altro si è svegliato. Sarà stato un problema con le capsule di ibernazione. Ci siamo svegliati troppo presto. 90 anni prima del previsto. Non è possibile. Dobbiamo tornare a dormire. Non si può. Aurora, ti vogliamo bene! Deve esserci un problema. Un grosso problema. Cosa facciamo adesso? Ti fidi di me? La nave sta per cedere. Devo farlo per forza. No, se muori tu muoio anch'io. Devo dirti una cosa. C'è un motivo per cui ci siamo svegliati prima. Continuiamo a parlare dei film fantasy e sci-fi. Se siete fan di questo genere, preparate le agende, perché vi sto per dare gli appuntamenti da non perdere nella seconda parte del 2016. Si parte subito il 2 giugno con l'uscita di Warcraft, con la sceneggiatura creata dai giocatori del celebre World of Warcraft. Quest'estate, e precisamente il 28 luglio, tornano gli acchiappafantasmi in Ghostbusters, il reboot dell'omonima serie, con il nuovo team tutto al femminile, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Mi raccomando, assicuratevi che ci sia un cinema vicino a voi intorno a Ferragosto, perché l'11 agosto arriva al cinema in occasione del 50° anniversario della prima puntata di Star Trek, Star Trek Beyond, il 13° episodio dell'intramontabile saga che trae ispirazione dalla celebre serie televisiva, ideata da Gene Roddenberry a metà degli anni 60. L'8 settembre, invece, dopo ben 20 anni, torna sul grande schermo Independence Day, con l'episodio intitolato Rigenerazione. Ed ecco una nuova ondata di alieni che hanno risposto a una richiesta d'aiuto dei compagni caduti anni prima. Il mondo è cambiato e una nuova generazione di eroi si affaccia sul nostro pianeta, minacciato dagli alieni, ora dotati di una forza senza precedenti. E per chiudere questo secondo semestre del 2016 in bellezza, soprattutto per i fan di Star Wars, il 14 dicembre aspettiamo l'uscita di Rogue One, A Star Wars Story, lo spin-off di Gareth Edwards, il primo film della serie Star Wars Anthology, cioè una collezione di film stand-alone ambientati nell'universo di Guerre Stellari. Contenti? Fatemi sapere quali di questi film andrete a vedere e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!